Ciao a tutti da Emiliano e Alvin, siamo alla Casa de Padel, a Casarile. Alvin, è proprio vero che le racchette vanno provate più di una volta prima di essere capite? Caratteristiche e recensione della Starvai Basalto Osiris Pro 2.0. La pala di Coqui Nieto. Forma a lacrima. Con piatti con un doppio strato di basalto, da qui il nome Basalto Osiris, e carbonio 3K e gomma Eva Pro 50 di densità media, la stessa gomma usata anche nella Triton Pro di Garrido che abbiamo da poco recensito e che noi abbiamo amato, no Alvin? Sì, decisamente. Come detto, per me una delle top 3 racchette del 2023. Alla fine di questo video dovrei dire le tue top 5, l'avevi promesso. È vero. Quindi dicevamo, racchetta con forma a lacrima, con la gomma appunto di densità media e tatto che è intermedio, non è duro come nella Triton, anche perché qui il secondo strato appunto è di basalto e non un doppio strato di carbonio 3K. Ruvidità come al solito, come in tutte le Starvai, direttamente sul piatto, che regala effetti incredibili, diremo poi successivamente quando analizzeremo la racchetta come si comporta a rete. Alvin, come al solito è il tuo momento per peso e bilanciamento. Allora, come tutte le Starvai, il peso ha un range che è veramente ampio, che va tra 350 grammi e 385 grammi, con la nostra nello specifico che pesa 364 grammi ed è bilanciata a 26.9, quindi già medio-alto direi. Diciamo anche alto-medio, noi facciamo partire da 27 il bilanciamento in alto, questa è 26.9, è medissimo-alto forse. Va bene. Come al solito questo range di Starvai 350-385 grammi è davvero molto ampio e come detto anche nelle precedenti occasioni, anche nella Triton Pro appunto che abbiamo appena recensito, siamo stati anche in questo caso fortunati perché ci è arrivata una racchetta a metà di questo range, una racchetta con un peso gestibile e quindi possiamo fare una recensione abbastanza equilibrata. Diverso se fosse arrivata a 3,50 o 3,85 sarebbe stata veramente, penso, due racchette completamente diverse. Non so perché Starvai tiene questo range così alto, forse perché facendole handmade in Spain, perché questa racchetta, come tutte le racchette Starvai, è fatta in Spagna, nello stabilimento vicino Madrid, si vede che sono obbligati a tenere questo range per avere racchette che siano comunque nelle specifiche, però è un range davvero tanto ampio e recensire queste pale non è facile. Parliamo di manico e di laccetto e dico, ahimè, parliamone, perché purtroppo il manico non è lo stesso che abbiamo avuto nella Starvai di Garrido, quindi più lungo di un centimetro, è il classico manico di Starvai, piccolino, scivoloso, ma la cosa peggiore è assolutamente il laccetto che si lega al polso e dopo al terzo colpo è già tutto sciolto e devi stare lì a rilegarlo durante le azioni di gioco. Davvero, sì. Davvero scomodo. A me infatti due volte mentre stavamo giocando mi è addirittura uscito il laccetto, quindi abbastanza scomodo. Sì, anche perché pensavamo che con la Starvai di Garrido che aveva la polsiera, tutte le nuove Starvai fossero con la polsiera. Ci hanno fregato. Abbiamo pensato male, speriamo che con la collezione 2024 la cosa possa cambiare perché questo laccetto è davvero tra i più scomodi, forse più scomodo anche delle Adidas Metalbone, sì, con cui gioca Galan. Sì. Sì, perché quelle comunque una volta che le giri, rimane un po'. Questa giri, ma alla fine finisce il punto, è quasi uscito. E quindi rivedibile, quindi la combinazione laccetto manico da rivedere. Questa racchetta arriva senza protettore, quindi se volete applicatelo voi, il nostro consiglio è sempre quello di applicarne uno leggero che non modifichi troppo il bilanciamento della racchetta se vi piace il peso della vostra racchetta e il bilanciamento che avete della vostra racchetta. Io uso sempre quando lo metto quello di Decathlon, come ho detto, da meno di 3 euro che pesa pochi grammi, non modifica assolutamente il bilanciamento e per me è davvero ottimo per parare i colpi e proteggerla dagli urti. Qualità, prezzo e anche soprattutto peso, che non è... varia da pala, è il migliore secondo me. Esatto, anche secondo me prendo solo quello. Ma veniamo alle fasi di gioco. Come detto in apertura, meno male, anzi non meno male, le racchette devono essere provate più di una volta prima di essere capite. Non capisco chi dice dopo 30 secondi che l'ha provata, no, questa non è la racchetta per me. Più volte mi è capitato, anzi ci è capitato che
una racchetta alla prima partita fosse wow, ma che schifezza è, e poi dopo la seconda, terza, quarta partita invece abbiamo trovato la racchetta della nostra vita. L'abbiamo provata subito dopo la Triton Pro di Garrido, esatto. È molto diversa. Sì, decisamente. È meno potente, più polivalente, più facile da usare, meno dura, quindi si ha anche meno controllo, però oggettivamente è più facile. Più facile, decisamente. Quindi una racchetta... Nonostante sì. Punto dolce... Sì, nonostante il punto dolce sia comunque piccolino e spostato nella parte alta della racchetta, un po' come è accaduto anche nella Triton Pro. Allora, da fondo campo, racchetta che si muove abbastanza bene, pur avendo un bilanciamento quasi a 27, devo dire che non si sente tantissimo in mano, quindi anche nelle situazioni di difficoltà, una racchetta che si muove bene. L'impatto deve essere sempre preciso, perché quando non si prende bene la palla di là difficilmente ci va. Buona uscita di palla gratuita. Certo, non parliamo della Vertex Comfort di Dineno, però è una racchetta che comunque aiuta anche nei pallonetti, quando la palla rimbalza schizza via abbastanza rapida, c'è un po' di effetto trampolino, cosa che non c'era con la Triton Pro di Garrido. Scusate tutti questi riferimenti alla Triton Pro, ma era un'altra Starvai provata subito prima di questa e mi viene da farli, assolutamente. Ti viene d'obbligo, dai. Anche perché, ripeto, quella era una delle top pale del 2023, quindi è il mio punto di riferimento. Entrambe poi sono a forma di lacrima, quindi devo dire che sono un po' simili. Entrambi ci giocano due giocatori che giocano a sinistra, di abbastanza livello. Garrido e Coquinieto non sono male, dai. Decisamente. Come noi quasi. Come noi, esatto. Tu sei Garrido o Coquinieto? No, tu sei... Garrido. No, tu sei Coquinieto, no. Tiri a uno allora. Volevo tirare forte. Yes. Quindi abbiamo detto da fondo campo, una racchetta che si muove bene, un buon impatto sulla palla, non è tanto rigida come racchetta, Alvin. Esatto. Cioè, non è blanda, non è rigida, una via di mezzo. Esatto. Una racchetta, come detto, polivalente, indicata a destra, a sinistra, da un livello intermedio in su, sia a chi gli piace comunque tirare anche forte, perché questa è una racchetta polivalente, fa bene tutto e forse non eccelle in niente. Non eccelle niente, eccelle nel prezzo, dato che costa 135 euro con tutti gli sconti del caso. A 135 euro questa racchetta provatela, perché è davvero una buona racchetta, e non abbandonatela dopo la prima partita, che se non vi piace, perché secondo me con gli utilizzi poi è davvero una racchetta molto piacevole, che quando arriva la palla giusta da far uscire o da far tornare la propria metà campo, col giusto movimento e la giusta tecnica, la palla esce e torna, perché comunque bilanciamento in testa, una racchetta comunque di contatto medio duro, è una bella racchetta, almeno. Poi parliamo, 135 euro, made in Spain, Starvai, marchio abbastanza storico del padel. Ci gioca Coquinieto, cioè comunque è una racchetta, appunto, secondo me da provare. Come detto, da fondo campo si muove bene, destra, sinistra, lob anche buoni, buona uscita di palla, ma veniamo a rete, perché comunque è a rete. Ma forse dopo lo diciamo di tutte le racchette, no? È a rete che la racchetta si esalta e si vede la racchetta come rende in campo. Il bello e il brutto della racchetta. Esatto, perché da fondo campo, bene o male, un po' tutte se la cavano, però sì. Poi è a rete che secondo me si fa la differenza con la racchetta. Infatti a rete ho sofferto un po' il punto dolce, perché a ritmi alti, quando si esalta il ritmo e si gioca con un certo livello, prenderla sempre piena, sempre nel punto dolce, che comunque, ricordiamo, spostato in alto, spostato piccolino, non è facilissimo. Quindi ho un po' faticato inizialmente, forse anche per quello che non ci è piaciuto subito, fin da subito, perché difficilotta. Però poi, una volta capito che il punto dolce è un po' più in alto, che bisogna stare un po' più attenti e quant'altro, la palla spinge bene, si muove bene, sembra anche quasi più leggera dei 364 grammi, se non erro, della nostra racchetta. Gli effetti, come quasi tutte le Starvai, sono veramente buoni. Si muove bene, come ripeto prima, anche il braccio non ne risente, nonostante comunque già il, come si dice? Bilanciamento sia tendente all'alto. Non ha fatica il braccio, almeno non mi ha faticato. Neanche a me, assolutamente. Poi è vero, io qua, gomitiere incredibile. Alvin, arriva pure a te, promesso. Esatto. No, stavo dicendo, poi anche nel blocco, il fatto che l'uscita di palla comunque non è così eccessiva come quella di Nenna, per farci capire, il blocco è buono, la Deada dobbiamo prenderci un po' la mano, perché non è facile impattarla bene, ma tutto sommato è una racchetta che fa bene tutto.
Sì, è una racchetta, come detto prima, una racchetta perfetta, destra-sinistra a livello intermedio, però ripeto, come abbiamo detto già, punto dolce piccolino, quindi bisogna farci un po' la mano, prenderci la mano su dove impattarla bene per poter avere il meglio dalla basalto. E invece dall'alto? Dall'alto, come tutte le Starvine, mi piace tanto come gira la pallina, nelle vibora, nei kick. Forse pecca un pochino nello smash piatto, non è una racchetta estremamente potente nello smash piatto. Cioè non ha proprio il colpo secco. Non ha il colpo secco come poteva essere quello, appunto, l'ho già detto, della Triton Pro, di cui non abbiamo ancora parlato in questo video, no? Esatto. Quindi non ha quella potenza lì, però è una racchetta che dall'alto è divertente, soprattutto in vibore, kick e smash con kick che escono fuori. La palla esce, la palla gira bene, la palla rimane bassa quando impattata bene, perché comunque gli effetti sono di grandissima qualità. A sinistra ci si gioca molto bene, ma pure a destra devo dire che dall'alto è una bella racchetta, soprattutto per, appunto, per chi gioca vibore tese e gli piace anche un po' lavorare la palla, non tirare tutte le palle alte che vi arrivano, ma lavorarla, tenere gli avversari a fondo campo. Questa è una racchetta con cui si può fare bene tutto, sia tirare un po' più forte che controllarla e tenere l'avversario bene a fondo campo per costruire, come fa il giocatore di destra, o meglio, come magari faceva il giocatore di destra prima dell'arrivo a destra di LeBron, come faceva il giocatore di destra prima nel costruire il gioco per il compagno di sinistra, che poi finalizza con la Triton Pro. Esatto. Cioè a destra gioco con la Basalto Series Pro, a sinistra gioco con la Triton Pro. Che è molto tecnica comunque. E poi Starby ci paga, perché cavolo, abbiamo detto a destra una, a sinistra l'altra. No, invece no. No, invece no. Niente. Dobbiamo pagare alcune, mannaggia la miseria. Alvin. Abbiamo detto tutto. Tutto e forse anche ripetuto un po' di volte. No, non abbiamo ripetuto tutto. Siamo stati col nuovo format, siamo molto più agili, molto più spediti, più brevi e concisi, perché per evitare di ripetere 100 volte le stesse cose. Appunto, purtroppo nei colpi dall'alto, e questo abbiamo detto anche in fase presentazione, ho faticato spesso, cioè pur girandola tante volte, cioè se giochi tanti colpi dall'alto purtroppo il laccetto tende a togliersi e diventa scomodo alla terza e quarta palla che magari va giocata consecutivamente. Infatti, a rete. Ti stavo dicendo, non troppi colpi, già il terzo quarto. Sì, già il terzo quarto purtroppo questo è per me un grosso problema, cioè perché qui lo giri, ma si srotola veramente troppo facilmente. Però ci si può passare sopra, perché come detto qualche minuto fa, 135 euro si porta a casa una racchetta made in Spain, una racchetta con cui gioca un giocatore del circuito professionistico, stavo dicendo di World Padel Tour, però poi dopo magari Premier Padel ci rimane male, esatto. Con cui gioca World Padel Tour e Premier Padel per questa stagione, poi l'anno prossimo solo Premier Padel, Koki Nieto, uno dei giocatori più forti e più in forma del momento insieme a Jon Sanz. E 135 euro, provatela, perché è una racchetta che davvero merita. Ma ora, Alvin, è il momento di dare i voti alla Starvai Basalto Osiris Pro 2.0, la pala di Koki Nieto. Potenza 8,5. Controllo 8,5. Maneggevolezza 8,5. Punto dolce 8. Dai, 8, fidati. 8. Uscita di palla? 8,5. Ci eravamo accordati per tutti 8,5, però in realtà il punto dolce è piccolino, anche 7,5-8, a 7,75 più che 8. Anche... Siamo stati buoni, anzi in tanti ci criticano perché diamo voti troppo, siamo troppo di manica larga. Però cosa abbiamo deciso? Gennaio? Abbiamo deciso che da gennaio rivedremo tutti i voti e saremo molto più critici e onesti, quindi se bisognerà dare 6, bisogna dare 5 e 4 i voti che prendevo al liceo, a scuola, esatto. Nel latino e greco soprattutto, li daremo, perché a noi ci hanno dato i voti brutti, adesso diamo noi i voti brutti alle racchette quando se lo meritano. Esatto. Sei d'accordo, Alvin? Se sono d'accordo anche loro, dai. Alvin, adesso abbiamo l'obiettivo intanto 6.000 follower, siamo a 5.100 inoltrati, 6.000 è il prossimo obiettivo, abbiamo detto 10.000 entro la fine del 2024, siamo fiduciosi ma ce la faremo. Esatto. Adesso vi saluto con un bel quesito. Aspetta prima, iscrivetevi al canale, rispondete al suo quesito e poi commentate a manetta. Mettete mi piace e attivate la campanella, Alvin, ti dimentichi tutto, oh, santo cielo. Domanda? Voi preferite la racchetta di Koki Nieto o quella di Javi Garrido? Scrivetelo nei commenti. Ciao! Ciao.